Cazzo, non si apre. E vai, non sai neanche aprire una porta. Su. E voilà. Guarda qua, abbiamo un camino, uno stereo nuovo di zecca e un televisore del cazzo. E alcol, per ammazzare l'attesa. Sì. Di chi hai detto che è questa casa? A classe. Mi ci vedo, sai, prova a immaginarmi. Spaparanzato su questo divano con Janine. Sì, ti ci vedo proprio bene. Come hai detto che sta Janine? Lasciamo perdere. Prima o poi le spaccherò la testa. Ehi, vieni qua. Wow, guarda qua. Cibo thai, sushi, caviale, champagne francese. C'è anche una bella bistecca, quanti saranno? 5-6 centimetri. Cazzo, potrei dormirci sopra. L'ultima volta che ho visto un frigo del genere stavo svaligiando una casa giù in città. Porca puttana, che roba. Ad un certo punto non ho saputo resistere. Ho apparecchiato la tavola, mi sono messo comodo, mi sono versato del vino, ho acceso perfino una candela, sai, per creare un po' un clima distensivo. Vado ad azzannare il primo boccone che ti sento entrare. Chi? Quel coglione. Il coglione che stavo rapinando. No! E che hai fatto? Mi sono pulito la bocca. Ho alzato il calice al cielo presentando il mio miglior sorriso e appena entrato gli ho detto, puntandogli la canna della mia scaccia pensieri dritta in faccia, un brindisi? Ho sempre pensato che il conto in banca delle persone si vede anche dal frigo. E a me invece cosa mi tocca vedere quando torno a casa? Sempre la solita merda. Fanculo, amico. Beviamoci su. Hai ragione. Vaffanculo, vai! Cosa le servo? Un Black Russian intonato al completo? No. Oggi mi sento zen. Distensione dei nervi. Relax totale in poltrona. Cose del genere, sai. Ah, e non ti senti un coglione come al solito? This is such an honor. You know, when I was in high school, all my girlfriends wanted to get jobs here. Ma quella non è la tipa delle facce da poco. I wanted to be what they were searching for or putting on. Vorrei far la mia con questo cammino. What comes up first? I believe that's what my friend Mary Haley does. Prova ad immaginare. So just thank you so much for coming. I respect all of you. La partecipazione a programmi radiofonici. A Flor de Lis, che era o símbolo da realeza. Celebrità. Star. Bonito, realmente.
è un sutiano tomare che cai. Butterei giù ad una ad una. Le metterei in camera mia. Pensa. Tutte in fila. No, trofei in bella vista. Oh, Gislene, Gislene tá corpão, hein, Gislene? Sarebbe bellissimo. Oh, Gislene, tá de E adoro um programa de meio presente. Então, um beijo especial para Dom Cavati, Minas Gerais. Muito bem. E agora eu vou aproveitar e fazer o pedido. Pra... Sim. Sim. Ok. Era il capo. Dice che dobbiamo aspettare un'altra mezz'oretta. Fanculo! Si deve sempre far attendere, eh? Quel grassone di merda. Andiamo fuori a farci una sigaretta. Ho bisogno di una boccata d'aria. Ok. Sigarette del cazzo. Un giorno o l'altro mi uccideranno. Ho pensato molto ultimamente. Penso che non dovrei dare solo un taglio al fumo. Insomma, ma tu non hai mai pensato di abbandonare tutto? Questa vita del cazzo, tutta questa violenza inutile, questi rischi. Non ci pensare, è inutile, lo sai. È che questa vita mi sta distruggendo. Sento che potrei perdere il controllo da un momento all'altro. L'altro giorno, per esempio, stavo discutendo con mia sorella e ho cominciato a picchiarla, forte. E se non mi fossi fermato l'avrei uccisa, cazzo. Mia sorella. Può succedere. Sono momenti. Un secondo sei l'uomo più forte del mondo. E il secondo dopo hai le mutande bagnate. Lo sai quante persone molto più dure di noi ho visto impressionarsi? Hai ragione. È che sento di non sopportare più questa merda. Già. Anch'io ultimamente sto dando di matto. Janine, sai? Quella ragazzina. Prima o poi mi toccherà ucciderla. All'amante. No. Sì, riceve telefonate nella notte. Cerca di nascondermi qualche cosa, me lo sento. Ma dai, sarà una tua impressione. Sì, certo. Sarà una mia impressione. A proposito di impressioni, toglimi un dubbio. Che fine ha fatto col tuo accendino? Quello con le tue iniziali sopra? No. Ma non lo so. L'avrò dimenticato da Gianni. Ah, da Gianni, già. Da Gianni. Pensa, l'ho trovato stamattina in camera mia tra le cose di Janine. Curioso, non trovi? No, non è possibile. No, lei l'avrà trovata a bar e voleva restituirmela, no? Ah, voleva restituirtela. Voleva restituirtela. Yeah. E così Janine si mette a raccogliere gli accendini così tanto per fare. Ma ti rendi conto delle stronzate che dici o no? Senti. Che cosa vorresti dire? Vorresti accusarmi di qualcosa?
Tutti scopi Janine, vero? Io. Ale. Ma smettila di dire cazzate! Tutti scopi Janine, figlio di puttana! Gli affari al porto. E partite la domenica. Tutte cazzate, vero? Eh? Tutte cazzate. Tu volevi coprirti per scoparti, Janine! Mexican Short Dog, Roger. The guys picked up and ran to the west side of the road. We see movement in the spot where you lit.